Non è esagerato affermare che la figura centrale della Bibbia è Gesù Cristo e che la sua morte ci è presentata come la caratteristica saliente del suo ministero. E non ne siamo sorpresi perché il fine della Bibbia è essenzialmente pratico. Essa è un manuale di salvezza per i peccatori. Cristo crocifisso deve occupare perciò una posizione preminente poiché in Lui è riposta la nostra salvezza. Ben ha ragione Gesù risorto, rimproverò ai due discepoli che accompagnò sulla via di Emmaus di possedere le scritture, di averle lette, ma di non avervi scoperto la necessità della sua morte. O insensati, e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrare quindi nella sua gloria? E Luca aggiunge che cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Luca 24, versi da 25 a 27.